Bella domanda. Grazie. C'è differenza? Quale? Infatti il Toti è il primo sottomarino costruito in Italia, ma prima di lui c'era già dei sottomarini. La differenza è questa, che il sommergibile fondamentalmente ha l'aspetto e la forma di una nave, quindi ha uno scafo, è un ponte, ed è fatto in modo che sta sempre in superficie e si immerge quando deve attaccare. Invece il sottomarino sta sempre sott'acqua, è fatto apposta per stare sempre in profondità. La forma che ha non è quella di una nave, ma ha una fusoliera, possiamo dire, quindi simile a quella di un aereo, o ha la forma di un pesce se vogliamo, va sempre bene, è fatto per stare comodamente sott'acqua. E questo che cos'è, un sottomarino? Questo è un sottomarino. Fu costruito nel 1967 ed è rimasto in attività fino al 1999, quindi per parecchi anni. Quando fu costruito, il suo scopo era quello di stare ben nascosto, pattugliare le acque tra Italia e Africa, quindi il canale di Sicilia, e controllare, spiare i movimenti dei sottomarini sovietici. Siamo negli anni della guerra fredda, quindi questo era importante. Appunto, la forma è a pesce, a fusoliera. La coda contiene i due timoni, quello verticale di direzione, destra o sinistra, quello orizzontale per la profondità, per andare su e giù. L'elica è quello strumento che fa muovere il sottomarino. Osservate che le pale sono di forma un po' stondata, disposte un po' in obliquo, in modo da fendere meglio l'acqua ed essere il più silenziosa possibile. Chiama vela. Nella vela ci sono tutti quegli strumenti che per funzionare non possono stare in immersione, ma devono emergere al di sopra dell'acqua, e sono da prua verso di noi il periscopio, quindi una lente che serve per guardare fuori, il radar che trova quello che si muove nell'aria, due antenne per la radio e l'ultimo tubo, quello un po' più basso, si chiama snorkel ed è molto importante perché è il boccaglio del sottomarino, è quello che permette all'aria pulita, fresca, di entrare dentro per respirare, se no dopo un po' succede che finisce l'ossigeno e soffocano. Adesso entriamo, la visita dura circa 20 minuti, vedremo il sottomarino, io vi racconterò un po', poi se voi avete qualche dubbio, curiosità eccetera, chiedete pure, non c'è nessun tipo di problema. Chiudo il cancello. Lei ha bisogno di tempo per tradurre, spiegare e capire. Marco, però, ha detto davanti alla porta, non ha detto dentro. Niente. Vado a spiegare. Indicano il pescaggio, cioè quanto è profondo il sottomarino da qui in giù. Sono come quelli sulle navi. In porto, se il fondale è basso, devi sapere quanto va sotto. E quindi dice resto a noi. Seconda cosa, se sbirciate verso il fondo, verso la coda, vedrete che l'esterno è piuttosto lungo, sono parecchi metri. Entrando, se vedete invece che l'interno finisce quasi subito, dopo 3-4 metri è finito. Perché questo? Mettiamo che traduca. Perché c'è un ampio spazio vuoto, una stanzona vuota, non accessibile, sigillata. Ce n'è una nella coda, una a prua e diverse sotto al pavimento. Queste stanze, quando sono vuote, quindi piene d'aria, fungono da braccioli, potremmo dire, quindi fanno galleggiare il sottomarino. Quando invece bisogna immergersi, le stanze sono allagate appositamente con l'acqua del mare, in modo da affondare, aumentare il peso e andare a fondo. Poi per tornare su bisogna rimettere...